Da Bienvenue Valle Rustia, se non si parla di canto, si parla di rusio. Il canto sacro qui è cantato in una maniera specifica e un verso rusinco. Su giorno qui scontremo nei borghi di cantaori di un paese, in chiesa di Santa Maria, i più abbezza a cantare a messa spertano uso sabè e uso verso ai più giovani. Presenta per voi questa trasmissione, questa imparera di un canto di messa? L'imparera di anziani è un affare straordinario, perché già l'identità di Rusio, di a messa e a Badil, verso Rusinco, è l'identità rusinca. Già come siamo pochi giovani in questi paesi, è più grande affare di poter continuare questa tradizione e di far campare sul paese. La gente del paese sono contenti, vengono a sentire cantare ancora noi giovani che abbiamo imparato a cantare a messa, più sono contenti. Tutto il mondo è un ambiente speciale, diciamo, mica gli stessi che una messa mica cantata. In Rusio, Gantu vegi aperte di aiuta di tutti i giorni. Oggi, solo una quarantina di persone stanno qui d'inverno, ma c'è di che mantenere l'uso tradizionale quando il paese è sempre donna. Allora, già voglio lasciare qui in Russia, quando un padilla si presenta, si sa, ma c'è un canto di messa. Qui la trasmissione era un affare importante a mettere in opera. Sono sicuro che impareremo a cantare in generale, e la liturgia sagra è qualcosa che si deve fare, perché noi, d'altronde, fuori se un canto è una lega sociale. Allora, poi, come è venuto questa passione, questo di un canto di messa e come l'ha imparata? Io sono nato una famiglia Rocchi e a tempo una famiglia Moretti, facevo, ma non mi comandano mai su. In casa ogni riunione di famiglia si cantava, dunque abbiamo principiato, stando a sentire i cantori più maggiori, abbiamo seguito il basso. Vi faccio piacere a voi di vedere che su verso Rusin così abbiamo operato in uno degli altri paesi? Mi faccio più che piacere, per via il fatto che tutti i paesani di circonde e di Agorsi Gavà li danno a cuore di venire qui, perché è un luogo che è rinomato, si può dire, per quanto un padiello. Si vedono i giovani che hanno il gusto di cantare, che bene la domanda spesso, e che si mettono a fuoco quanto un padiglio, che principiano da zidelli e che ingrandano e dopo diventano maggiori e continuano come abbiamo fatto noi. Qui la tradizione è stata che si cantava la messa da un capoanno all'altro. C'era un prete, c'era la messa tutte le domeniche, e tutte le domeniche c'era la messa cantata. E più di dopo c'erano più di feste, di nuovo si festavano tutti i santi che sono in chiesa. Allora c'è chi a messa si era cantata così che abbiamo parlato, i giovani noi sono venuti dopo, così che abbiamo parlato, senza professore. Ma. Qui in paese tutto il mondo cantava, penso. Tutto il mondo. Io non so cantare certi che non avrei mai creduto che li cantessimo. La tramandera si è fatta tra generazioni senza rompidure o quasi, grazie a volontà e a passione di nei borghi per mantenere certe. Un giorno Filippo Rucchi ci ha chiamato e ha detto: una volta per settimana voglio imparare il canto di Rusio. E una volta per settimana valiamo un San Giovanni e ci ha imparato il canto. Grazie a quello, c'è parecchi giovani che si interessano e cantano a Badiere, cantano a messa con noi, che è un bene. C'è la passione, è una storia di passione. Io ho avuto la paura di cantare così in chiesa per la prima volta e ancora qua, a certe volte certi canti sono più complicati per me che altri, dunque non è mica facile, ma
con Filippo, Jean-Louis e tutto, di più facile da imparare. Cercate di fare lo più possibile che lo sia lindo. Così quando è proprio, principiato è più chiaro come tutto il mondo. Ecco una generazione nuova di cantaori per tramandare verso Rosinco per qualche secolo d'orna.